Parliamo di pallavolo perché domani alle 18 il via del campionato di volley. La Leo Shoes che al Palapanini attende la visita della Chionè Padova. Al nostro microfono Andrea Giani, il tecnico dei gialloblu. Adesso si rinizia una stagione, per me per la prima volta, tra virgolette, con veramente una grande squadra. Che significa poter arrivare a raggiungere tutti gli obiettivi di una stagione che sono veramente importanti e penso anche di aver fatto una bella gavetta per arrivare a poter allenare una squadra come questa. Si comincia con Padova, si comincia qui davanti al pubblico di casa, si comincia di fatto senza allenamento. Come sempre è successo, soprattutto per squadre che hanno tanti nazionali, le prime partite le giochi con quello che hai tra, no? Si dice così. Però dovremo poi, strada facendo, trovare la nostra identità, anche perché poi la seconda parte della stagione è quella più importante, quindi sfruttare tutto il girone d'andata per crescere come squadra. Poi devono crescere anche diversi giocatori fisicamente, perché per i giocatori che hanno giocato la World Cup hanno praticamente fatto solo partite, quindi non hanno una condizione fisica importante. Poi dopo dobbiamo saper esprimere il gioco che questi giocatori qui hanno e devono giocare come squadra, perché se poi vogliamo veramente raggiungere quegli obiettivi importanti bisogna alla fine giocare come squadra. Hai detto questo, di Modena non sarà un gioco tradizionale quest'anno? Ma noi abbiamo dei giocatori che veramente hanno una capacità tecnica fuori dal comune e io che sono allenatore devo trovare il modo per farli esprimere nel miglior modo possibile, per cui sicuramente non giocheremo nel modo classico, no? Però è pallavolo, quindi devi ricevere, devi attaccare, devi murare, devi battere, ma ripeto, abbiamo veramente dei giocatori che possono fare diverse cose e noi li sfrutteremo al massimo. E vedremo quale sarà domani il sestetto.